Buonasera, buonasera a tutti, grazie a chi ancora resiste, nonostante l'ora siete tantissimi. A me è stato chiesto di raccontare la mia storia e penso che non ci sia niente di più bello che poterla raccontare e condividere. Per raccontarlo ho deciso di partire da un po' lontano, ho deciso di partire da questo verbo sconosciuto, questo verbo è fero per chi di voi hanno avuto la fortuna di fare il liceo classico, perché io da lì ho iniziato. Non sapevo esattamente che cosa fare, la mia famiglia mi aveva raccontato di quanto bello fosse il liceo classico e ancora dovevo capire le mie passioni. Beh, da lì ho iniziato e questo verbo mi è rimasto nel cuore. Mi è rimasto nel cuore perché è un verbo che non si può dimenticare, perché è un verbo di quelli che ti insegnano, ti deve stare in testa, ha una declinazione impossibile, la sua declinazione è fero, fers, tuli, latum e poi torna a essere ferre. Ma perché? È un verbo però che è bellissimo perché esprime in sé tutte le potenzialità che hanno oggi i giovani. Per questo verbo vuol dire fare, fare nell'accezione che tutti noi oggi utilizziamo. Beh, io ho iniziato a fare quando ero al liceo, ho iniziato da lì. Volevo fare qualcosa, volevo crescere, avevo fame di crescere. Cosa potevo fare mentre ero al liceo? Beh, non tante cose, non potevo cercare uno stage, non c'erano i contratti d'apprendistato, forse all'epoca non c'erano neanche i CoCoPro. Ho pensato di fare una cosa che mi avrebbe incominciato a portare qualche soldino. Ho iniziato a fare il cameriere, un mestiere umile, un mestiere che mi ha insegnato e mi ha regalato probabilmente il primo abito che ho indossato in ufficio, un abito nero con una camicia bianca, e ho incominciato a conoscere le persone. Ho scoperto una cosa, ho scoperto di essere bravo a fare una cosa soltanto, che era quella di convincere le persone a spendere di più quando venivano al ristorante. E allora ho detto, ma perché non fare una professione? E quale può essere la professione nella quale, anche se non stai vendendo niente, riesci a convincere qualcuno della bontà dei tuoi prodotti? Ho detto, il mondo della pubblicità. Quale cosa migliore che non convincere non una, ma tantissime persone della bontà del tuo prodotto? Già, ma come fare? Come potevo entrare nel mondo della pubblicità? Mi sono guardato intorno, ho guardato le varie università e ho scelto di fare, mi dispiace, non lo IED, ma ho scelto di fare la IULM, non perché credessi in quali strane o mirabolanti competenze mi sarebbero arrivate dallo studio di relazioni pubbliche e pubblicità, ma perché c'era una cosa, allo IULM c'erano le persone che facevano, c'erano persone che lavoravano nelle agenzie e io lì volevo andare. Beh, in università ho incominciato a fare una cosa per la quale all'epoca non esisteva neanche un verbo. Quella cosa che io facevo si chiamava stalking, ovvero io aspettavo i miei docenti quando scendevano da un palco simile a questo e cominciavo a portare loro cose, idee, qualcosa che facevo e che producevo. Non senza frustrazioni. Stavo dialogando con qualcuno prima su Twitter che mi diceva, beh, ma le opportunità si cercano, si trovano, si costruiscono, ci vuole anche fortuna nella vita. Io l'ho cercata tante e tante volte perché uno dei miei docenti ha preso e letteralmente cestinato, buttandolo giù dal palco, almeno 15 tesine prima che io gliene portassi una che l'ha immediatamente affascinato. E da lì la mia vita è cambiata. Ho iniziato uno stage in agenzia. Volevo fare il planner, volevo insegnare a qualcuno, ma poi mi sono reso conto che non era esattamente la cosa che più mi piaceva. Allora sono andato dal mio capo e gli ho detto: senti, io stare dietro le scartoffie, stare dietro i numeri, le presentazioni in PowerPoint, non ce la faccio, voglio andare sul campo, ho voglia di fare qualcosa. E mi ha detto: bene, se proprio vuoi cimentarti, abbiamo bisogno di qualcuno che segue i clienti, che faccia l'account. E da lì ho iniziato piccoli clienti, avevo la fortuna di avere questa voce anche a 21 anni quando ho iniziato nell'agenzia, per cui mi nascondevo dietro il telefono evitando di andare alle presentazioni così che i clienti avessero l'impressione di parlare con una persona molto più grande, e da lì sono cresciuto. Ho avuto la fortuna, come tante delle persone che erano qua sul palco, di trovare un mentore davanti a me, una persona che davanti alle mie richieste di fare di più mi ha dato la possibilità di fare, mi ha dato la possibilità di sperimentare e di rischiare anche con quel minimo di pazzia che è propria di quando hai poco più di 20 anni e che è quella che fa sì che tu possa avere il successo che vuoi. È quella fame, quella pazzia che ti guida e che ti costringe e ti porta a fare delle richieste anche assurde, che ti costringono poi a mettere tutto te stesso nel cercare di farlo. Per 5 anni ho gestito i più disparati clienti, è stato un periodo bellissimo, poi a un certo punto mi sono stancato e ho chiesto di fare qualche cosa d'altro. Beh, nel 2008 sono stato preso e caricato su un aereo e sono stato mandato in America per conoscere le persone che avevano fondato negli Stati Uniti l'agenzia che poi ho aperto in Italia. E
E lì ho iniziato una nuova carriera, un nuovo percorso. L'agenzia è nata come oggi, con un termine che oggi va di moda, è stata una start-up, c'erano 6 persone, oggi ce ne sono 35. Con orgoglio posso dire che il 100% di loro oggi ha un contratto regolare o una forma di apprendistato, dopo gli ultimi anni di fatica. E in questi 5 anni ho cresciuto questa agenzia che lavora per molti clienti. Sono passati 10 anni, sono passati in realtà 15 anni da quando io ho conosciuto per la prima volta il mio amico, il Verbo Fero. E oggi, dopo 10 anni, è giusto anche tirare un po' i conti, guardarsi in faccia e cercare di capire che cosa è successo. Beh, se io guardo indietro, vedo che è cambiato tantissimo. Vedo che il lavoro che faccio oggi non è non solo quello che facevo 10 anni fa, è ovvio, ma neanche quello che facevo 5 anni fa, ma neanche quello che facevo 3 mesi fa. Vedo un mondo che cambia e che cambia con una velocità esponenziale. E questa velocità con cui il mondo cambia e continua ad evolversi, a cambiare, mi spaventa. Perché la domanda che mi pongo oggi è che lavoro farò fra 2 anni. E credo che sia finito il tempo di quelle certezze che una volta guidavano la vita di tutti noi o che hanno guidato anche la vita di mio padre o di mia madre. Il mondo oggi chiede qualcos'altro e questo qualcos'altro che chiede mi spaventa. Mi spaventa, ma credo che questa paura sia quella che muove le opportunità. E l'opportunità che i giovani oggi hanno, su quali io sprono ogni giovane, è quella di cogliere l'opportunità di questo cambiamento e di questa paura. Perché soltanto i giovani sono in grado, secondo me, di rispondere a 2 domande che mutuo da una persona che ho avuto modo di conoscere settimana scorsa, che si chiama Peter Diamandis. E sono 2 domande talmente semplici che è quasi impossibile rispondere. La prima domanda è: ma se domani mattina uno di voi si svegliasse con 1 miliardo di euro, che lavoro vorrebbe fare? Che cosa vorrebbe costruire? La seconda domanda è: vi ricordate quando eravate piccoli? Vi ricordate quando eravate bambini? Cos'è che vi dava felicità? Che cos'è che era la vostra passione? Cos'è che guidava le vostre giornate tutti i giorni? Ecco, io ci penso da 2 giorni e ancora oggi non riesco a trovare questa risposta. Però credo che questa risposta non verrà da me. Credo che verrà dai giovani, perché soltanto i giovani con questa voglia di cambiamento potranno prendere questo verbo e interpretarlo nel suo più grande significato, che non è quello di fare, ma è quello di guidare un cambiamento. E questo che invito tutti voi a fare, perché voi la possibilità di farlo ce l'avete, è aiutare persone che anche come me hanno fatto per ora la loro carriera, ma oggi si aspettano da quelle persone che hanno oggi 20 anni la possibilità di portare il cambiamento. Grazie.